Allo stadio Quinto Ricci il Pineto vince per 0-1 contro i padroni di casa dell'Aprilia. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa Pepe a tempo scaduto sblocca un match e vola sempre più in alto nella classifica playoff. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forte gli adriatici, assist illuminante di Mininkleri, Romano non trova Minnozzi per questione di centimetri, si avventa Mastrippolito ma il numero 27 svirgola la conclusione. Ancora i biancazzurri premono, sempre Mininkleri per Minnozzi, sventola una posizione irregolare Mocci di Oristano, Paletti di Crema fa giocare e nel proseguo dell'azione Romano trova Salvati in presa bassa, sempre i ragazzi di Pomante cercano il vantaggio su corner, Mininkleri tiro cross con Bratelli che sfiora da posizione più che ghiotta e non riesce a impattare la sfera, l'Aprilia risponde a fine primo tempo, Luciani per Pesone, il numero 8 non inquadra il bersaglio grosso. Nella ripresa i pontini si affacciano con la ghigna, Mercorelli blocca senza problemi, azione fotocopia dalla catena di sinistra, Succi di testa sorvola la traversa, la squadra del presidente Brocco non si lascia intimorire, Mininkleri stoppa, prende la mira e conclude, palla fuori di poco, il Pineto vuole il vantaggio, Romano furbo arriva tu per tu con Salvati che risponde egregiamente, sul rimpallo Mastrippolito conclude a botta sicura, i pontini si salvano sulla linea, mette la mano, millantano un tocco di mano e un calcio di rigore, botta in risposta dei biancocelesti, Bosi di controbalzo, pallone che sibila sul fondo, la partita si accende, Mastrippolito cross velenoso al centro e pallone che finisce tra le braccia di Salvati dopo una carambola. 10 minuti dopo Luciani per questo fallo a centrocampo riceve il secondo giallo di giornata e lascia i suoi in 10. I ragazzi di Galluzzo perdono la testa per questa gomitata di Laghigna, i laziali rimangono addirittura in 9 uomini. Gli abruzzesi d'orgoglio vogliono la partita e l'intera posta. A 2 minuti dal termine Capitan Pepe si prende tutte le responsabilità del caso, conclude da fuori area e trova un Eurogol sotto il diluvio, non succede più nulla, il Pineto vince di misura per 0-1 contro una grande Aprilia e vola sempre più in alto nella classifica playoff. Sì sì, è stata una vittoria sofferta, una partita giocata secondo me bene, abbiamo sofferto il primo quarto d'ora del primo tempo perché siamo rimasti un po' sorpresi dal modulo della squadra avversaria, perché si è schierata con 4-3-3 e noi abbiamo preparato tutta la settimana con il 3-4-1-2, però penso che occasioni da parte dell'Aprilia non ci sono state, e abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio, è normale che poi una volta che c'è stata la doppia espulsione la partita è venuta da parte nostra, però era difficile fargli male perché loro si sono chiusi dietro e chiudevano gli spazi e poi grazie a una perla di Alfonso Pepe siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi abbiamo gestito. No, io sinceramente quando ho visto Alfonso che stava tirando in botte ho detto calma, non tirare. Poi fortunatamente ha fatto un gran gol, sono contento per lui perché se lo merita, ma sono contento soprattutto per la squadra perché oggi non era facile, abbiamo incontrato una squadra forte e oggi abbiamo stato la nostra forza e sono contento perché e dopo 10 giorni ripartire così in forte non era facile, adesso dobbiamo pensare subito alla partita di Castelnuovo, è un derby, è una partita difficile, è una partita ravvicinata, quindi dobbiamo stare subito concentrati perché dobbiamo fare i 3 punti. Sì sì, ma è normale, io in settimana è venuto a mancare il papà di mia moglie, è normale, dedico la vittoria a tutta la famiglia di mia moglie, soprattutto a mio suocero che non c'è più, sono cose che succedono, mi dispiace però Questa è la vita, si deve andare avanti e lui per me era una persona speciale, una persona buona. È normale che dedico questa vittoria soprattutto a mia moglie che in questo periodo sta soffrendo. Ma l'ho detto prima, e adesso dobbiamo pensare a mercoledì o Castelnuovo, è un derby, è una partita difficile. È normale che affrontiamo una squadra che è da tanto tempo che non si allena, ha avuto problemi Covid come noi, però noi dobbiamo pensare al Pineto, dobbiamo pensare a noi e dobbiamo pensare a fare la nostra partita perché siamo in grado anche di vincere senza problemi.